Ciao a tutti, in questo video andiamo a vedere una lavorazione che mi sembra di non avervi ancora illustrato, perlomeno nei tutorial, forse ne ho parlato nel corso dei principianti, però è una lavorazione che potrebbe servire. Stavo pensando a una cosa, visto che si avvicina la festa della mamma e a volte fare qualcosa un po' di diverso. Cos'è questa lavorazione? Questa lavorazione non è altro che andare ad inserire all'interno di un testo una fotografia, un disegno, un pattern, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, è per abbellire il testo, che poi magari si può anche tagliare, eccetera. Vedrete il progetto che vi farò vedere adesso. Per fare questo progetto io ho preso non una fotografia, ma le fotografie non è che piacciono molto, ho preso un'opera di un maestro contemporaneo giapponese, è Takashi Murakami. Takashi Murakami, probabilmente lo conoscerete in tanti, ma non tantissimi, è quello che fa questo tipo di disegni. Queste margheritine, questo è uno dei suoi tipi di disegni, che è famoso, forse è la cosa più famosa di Murakami, sono proprio queste margheritine che sono molto colorate, sono carine, a me piacciono perché sono allegre. Allora, io ho già preparato praticamente tutto il materiale che mi serve per fare questo tipo di lavorazione sul mio piano di lavoro. Ecco, adesso vedete che quella foto che vi ho fatto vedere del maestro a colori, qui io l'ho portata sul piano di lavoro e logicamente è in bianco e nero. Cosa faccio? Mi farò un piccolo segnalibro perché voglio fare un video abbastanza veloce e non mi voglio dilungare più di tanto. Vi faccio vedere cosa ci serve per fare questo testo con diciamo, dentro al testo diciamo, dentro al testo la figura, la fotografia, il motivo che noi abbiamo scelto. Ci stanno benissimo anche i pattern. È una cosa che avevo provato un po' di tempo fa. Se prendete quei pattern tipo pelle di leopardo, eccetera, sono veramente carini. Allora, come vedete, io ho nel piano di lavoro appunto l'opera del maestro. Poi ho già scritto i nomi con un carattere un po' particolare che richiama un po' uno stile giapponese. E ce ne so, li ho fatti di due livelli. Allora, il primo livello è un livello Tools che mi servirà per andare appunto a ritagliare un pezzo dell'immagine. Il secondo invece è un livello che sarà di taglio, che mi servirà per andare a ritagliare il mio, che sarà poi mio, il mio segnalibro. Per fare il segnalibro, dopo vediamo come si fa. Io intanto vado a prendere la mia scritta con un livello Tools e lo vado a mettere, non si vede molto perché è un po' incasinato diciamo il disegno, lo vado a mettere qua. Quindi lo posiziono dentro, è già selezionato, poi con Ctrl vado a selezionare anche il disegno e vado ad applica maschera d'immagine. Ecco, come vedete io adesso potrei muovere o tutto così, o posso muovere l'immagine dentro, faccio vedere, tolgo questo, vado qua, posso spostare l'immagine per cercare quella che potrebbe venire meglio e poi termino con appiattisci maschera immagine e quindi praticamente adesso mi ha tolto tutto quello che c'era intorno. Io con quello che ho fatto qui sotto andrò a fare un cerchietto. Quindi vado a selezionare un cerchio perché mi servirà per andare a praticamente andare a legare questo segnalibro che farò con la scritta. Prima ci faccio anche un occhiellino interno, duplica, lo faccio un pochino più piccolo. Questo modo seleziono entrambi e poi li vado a centrare nella finestra organizza. Ok, a questo punto questo me lo vado ad attaccare qua così. Allora, ritorno nel menu principale, poi
poi vado a selezionarmi la scritta con Ctrl, mi seleziono il cerchietto, quello esterno, e poi vado a farmi una, con l'assistente booleano, vado a fare un'unione booleana. Questo punto qua, ok, ok. A questo punto qua cosa faccio? Vado a selezionarmi questa figura, compreso anche il cerchietto interno, e me lo vado a mettere perfettamente sull'immagine che avevo creato. Quindi praticamente io me lo vado a posizionare in questo modo. Ok. A questo punto mando in lavorazione il mio progetto. Come vedete è molto semplice. E cosa mi serve questa cosa che ho fatto? Appunto per tagliarla, per ritagliarla tutto intorno. E vedrete, poi avremo il nostro segnalibro con l'immagine di dietro e l'anellino, e poi ve lo farò vedere quando ho finito di lavorarlo. A dopo, quando è pronto tutto. Ecco, come vedete, questo è il lavoro finito sul piano di lavoro, mentre appena finito di farlo. In questa foto invece è già liberato dal suo contorno, e insomma è carino come oggetto, un oggetto piccolino, poi fa comodo a volte, poi al limite lo regalerò magari a qualcuno che come me è un amante di Murakami. Comunque io adesso vi saluto, il video finisce qua, mi auguro che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto come al solito un bel like, poi iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!